Allora, il mio intervento, prima di lasciare la parola agli ospiti sicuramente più autorevoli di me, è un intervento che voglio un attimino mettere in evidenza cosa abbiamo fatto a livello di amministrazione in quest'ultimo periodo per il rilancio del settore agricolo in generale. Intanto si può partire da un dato che è importante, perché a Legnago abbiamo 2200 imprese attive e tenete conto che 340-350 sono aziende, imprese agricole. E di fatto è il secondo settore più importante dopo il commercio, e quindi questo intanto è un dato che fotografa la nostra situazione, la nostra realtà, che è a tutt'oggi, ed è importante dirlo, ovviamente a vocazione agricola. Allora, noi abbiamo un mercato a chilometro zero, un mercato del contadino, dipende come lo vogliamo chiamare, che era attivo dal 2010. E il mercato chilometro zero, che si svolge il giovedì in Piazza della Libertà, ha avuto 7 anni, diciamo così, di vita, e in questi 7 anni abbiamo capito quali potevano essere le migliorie che si potevano fare. E subito dopo l'insediamento, quindi 3 anni fa, abbiamo cominciato a ragionare sulla volontà di rilanciare quel mercato, e con fatica abbiamo prodotto un nuovo regolamento e abbiamo poi prodotto un bando che si è concluso da poco con una nuova assegnazione per la gestione del mercato chilometro zero. Allora, i temi fondamentali del rilancio del mercato chilometro zero, quindi qui ovviamente entrano in campo temi importanti quali quelli della filiera corta, che ovviamente è un tema sentito ed è un tema importante, perché vivere dei prodotti del proprio territorio dove si conosce la provenienza e si conosce anche la qualità di quello che si mangia è ovviamente un elemento distintivo ed importante, e chilometro zero o mercato del contadino nasce così. Tra gli elementi fondamentali, diciamo, che abbiamo messo in campo con il nuovo regolamento, abbiamo previsto l'esigenza di modulare e modificare il mercato chilometro zero sulla scorta delle esperienze di quei mercati che funzionano bene, quindi mi viene in mente la Germania, che da questo punto di vista è molto più avanti, ma anche altre molte realtà che ci sono nel nostro territorio nazionale. Allora, un punto fondamentale è stato quello di dire, innanzitutto ci devono essere delle giornate straordinarie al mercato e ci siano anche degli eventi correlati allo stesso, il che significa che non è più un luogo dove si va a far spesa il giovedì mattina, ma è un luogo nel quale poi si possono anche sviluppare eventi, manifestazioni, ci sia formazione e informazione, che è mancata, ma non perché chi c'era prima e lo gestiva non era in grado, il mercato funzionava bene, ma abbiamo voluto mettere un elemento aggiuntivo. Un altro punto fondamentale era la modalità di controllo delle presenze e dei prezzi, perché è importante controllarli ed è importante che il mercato continui a vivere con le presenze degli operatori, perché se un giorno ci sono 5 operatori, il giorno dopo ce ne sono, la settimana dopo ce ne sono 7, 6, 5, 9, il mercato fa fatica a decollare e a radicarsi. E un punto fondamentale era la gamma dei prodotti agricoli posti in vendita, aumentare la gamma in modo da fornire un servizio completo al consumatore, che oltre ad avere la provenienza certa del prodotto è anche ha una gamma e una possibilità di scelta importante. E poi un punto qualificante che io fortemente ho voluto è la cosiddetta lotta allo spreco. Allora, sul tema della lotta allo spreco, che è un tema importante al quale io credo e tengo molto, punto qualificante del nuovo mercato e del nuovo gestore sarà quello di far sì che ci siano degli accordi con le associazioni del nostro territorio e che i prodotti posti in vendita, che sono ancora commestibili ma non sono stati venduti, vengano reimmessi nel circuito, okay? In modo tale che non vengano gettati ma vengano utilizzati ovviamente laddove ne abbiamo necessità e ne abbiamo bisogno. Quindi uno degli elementi era questo. Allora, il mercato prima aveva 9 operatori in piazza, adesso stiamo puntando, abbiamo fatto una riunione lunedì sera, se siamo bravi arriviamo a 20 operatori, quindi passiamo da 9 a 20, il che vuol dire che occuperemo tutta Piazza della Libertà, e comunque abbiamo previsto che in caso fossero in numero superiore ancora prenderemo dentro anche Via Duomo, quindi lo rilanciamo, ci sarà ovviamente anche una nuova immagine, i gazebo che avranno dimensione
di 4x3 credo, saranno tutti uguali, uniformati, quindi non ci sarà più un colore diverso dall'altro, ma cercheremo di dare anche un'immagine del mercato di maggior qualità. Ha vinto il consorzio agrituristico Mantovano, Verdi Terra ed Acqua, che gestisce tra l'altro il mercato del contadino a Mantova con 80 postazioni. Hanno stravinto perché hanno preso un punteggio molto alto e quindi questo ci fa ben sperare. Allora, questo ovviamente era ad apertura di quello che sentiremo dopo, ma era per farvi capire quanto noi teniamo e cerchiamo di rilanciare proprio questo aspetto, perché ne abbiamo vitale bisogno e diamo anche un segnale alla gente, alle persone, che si può sicuramente trovare il prodotto buono. Anche sul tema della stagionalità potremmo discutere infinitamente, ma non si riesce mai a contrastare la grande distribuzione sul tema della stagionalità, perché la grande distribuzione può pescare ovviamente dei prodotti agricoli in tutte le parti del mondo, con il chilometro zero invece si deve lavorare con quello che si ha e che si ha in casa e che si produce. E quindi ci stiamo interrogando su tutti questi aspetti per cercare di rilanciare. In buona sostanza il mio intervento voleva mirare a questo aspetto. Vi ringrazio e ovviamente complimenti per la manifestazione, poi ci vediamo questa sera. Grazie.